Anche quest'anno riproponiamo il pane in piazza. Noi panificatori Confcommercio ci teniamo particolarmente perché incontriamo i nostri consumatori. È l'evento per noi più importante perché è un'occasione per proporre ai nostri consumatori tante novità sul tema dell'arte bianca e dell'alimentazione. Quest'anno il tema più importante è la trasparenza. Ecco perché abbiamo chiesto alle nostre aziende di essere con noi per far vedere la scelta della materia prima che noi mettiamo in campo tutti i giorni. Tra le novità che proponiamo è il coinvolgimento delle nostre due aziende leader del settore, che sono Latteria Soresina e il Mulino Dalla Giovanna. Loro hanno una filosofia che sposa moltissimo quella di noi panificatori Confcommercio, per cui con loro abbiamo ideato dei laboratori ad hoc. In questa occasione si potranno degustare i prodotti a cui loro tengono particolarmente e ci teniamo anche noi, perché sposano benissimo il connubio pane-salame o pane-latticini. E come tutti gli anni c'è anche un aiuto, un contributo che noi diamo. Quest'anno abbiamo voluto collaborare con la comunità Il Cerchio, che si occupa dell'educazione dall'infanzia fino ad arrivare alla casa, e con loro studieremo un percorso fatto anche con i bambini per valorizzare il nostro prodotto e la loro missione. Non mi resta che darvi appuntamento a giovedì 5 ottobre, che ci sarà l'inaugurazione ufficiale, e fino a domenica ci trovate qui ai giardini di Piazza Roma, e buon pane a tutti!